Una meritata vetrina anche per loro sono i ragazzi della prima ORAFI dell'Istituto Professionale di Arezzo che hanno lavorato ad alcune creazioni e alle medaglie del Calcit esposte durante l'edizione 2014 di Oro Arezzo. Beh, abbiamo dovuto lavorare molto per fare questi oggetti, ma anche grazie al professor Sisti che ci ha dato anche una mano, anche lui. In un mesetto siamo riusciti a fare tutto, ma impegnandoci seriamente. Arezzo ha molto bisogno di voi, di manodopera specializzata che sa la storia ma sa usare anche le nuove tecnologie. Che studi state facendo? Beh, con la professoressa Scalamartina ogni mercoledì andiamo al centro affari e usiamo al computer tipo Rhinoceros e CAD che servono per creare gioielli al computer che poi con una macchina vengono creati in legno o in cera e poi dopo viene la fusione. A fare da madrina alla consegna della medaglia Ivana Ciabatti, presidente della sezione ORAFI Argentieri di Confindustria, che ha fatto un appello per la rivalutazione degli istituti professionali come quello del Margaritone. Ma prima di tutto un'impressione molto positiva perché soprattutto grazie anche al preside con cui collaboriamo, bisogna rivalutare le scuole professionali, bisogna far sì che questi ragazzi abbiano una preparazione tale che quando escono da scuola trovano lavoro, perché le aziende hanno bisogno di manodopera specializzata, quindi sono molto felice di essere qui e faccio soprattutto i complimenti perché trovo delle creazioni veramente interessanti e soprattutto danno il buon auspicio a un futuro per questi giovani. Ecco, hanno trovato una degna vetrina qui all'interno dell'edizione 2014 di Oro Arezzo, come sta andando dal suo punto di vista? Ma sì, sinceramente sta andando molto bene, ma più che altro sono felice perché i commenti sono stati positivi e soprattutto c'è un futuro per i nostri giovani. Visto l'alta disoccupazione che c'è in Italia, cerchiamo di far capire che ai giovani di rivalutare queste scuole professionali perché in modo tale che quando escono trovano lavoro.